Ragione sociale. Estrema SRL. Sede. La sede è qui a Pordenone, a Borgo Meduna. Data di nascita. Siamo nati a metà del 2008 come nascita dell'azienda, poi operativa produttivamente da giugno metà del 2009. Settore. Noi operiamo nella mobilità ecosostenibile, quindi nella produzione e progettazione di veicoli elettrici. Prodotti. Noi produciamo, la nostra azienda si identifica col suo prodotto unico che è il Biro, per quanto con tutte le sue varianti, che è un veicolo elettrico di dimensioni estremamente contenute, è una sorta di trade union tra lo scooter e l'automobile. Come avviene il processo di innovazione all'interno della vostra azienda? Beh, l'innovazione nasce dalle idee che ha generalmente l'imprenditore nella sua visione, diciamo, idee che poi vengono sviluppate all'interno del proprio team e rese operative. Molte delle idee chiaramente rimangono in tasca all'imprenditore o al team stesso e qualcuna di queste prende anche vita. Quindi diciamo che è l'idea quella che fa nascere la diversificazione dell'attività imprenditoriale, l'innovazione. Cosa manca a Pordenone perché sia un territorio veramente favorevole all'innovazione? Cosa manca a Pordenone perché sia favorevole all'innovazione? Diciamo, questo non lo so molto, nel senso che Pordenone nello specifico con la nostra azienda, con il nostro prodotto è stata innovativa e lungimirante da questo punto di vista. È stato innovativo e lungimirante il comune che ha deciso di investire e acquistare dei nostri mezzi, lo è stata la provincia che ha deciso di fare un grosso progetto di car sharing che coinvolge i nostri mezzi. La regione, poi Friuli Venezia Giulia, ha accolto anche il nostro progetto e l'ha anche sostenuto, quindi diciamo che una sensibilità all'innovazione noi l'abbiamo vista. Cosa sarebbe possibile fare di più per poter incentivare l'innovazione? Beh, le cose chiaramente sono tantissime, innanzitutto parlarne il più possibile in delle attività di confronto imprenditoriale tra diversi imprenditori, perché l'innovazione nasce nello scambio di idee e niente di più di un simposio, un convegno di imprenditori locali può aiutare l'innovazione. Quindi tutto ciò che avviene, quindi incontri patrocinati dal comune, dalla provincia, dagli industriali, dai poli tecnologici, possono spingere verso una maggiore innovazione. Cosa serve a Pordenone per comunicarsi come territorio fertile per l'innovazione e la ricerca? Beh, per comunicare a Pordenone serve appunto comunicare. Cioè Pordenone è una provincia che è forte, è sempre stata forte dai tempi della Zanussi e comunque ha mantenuto anche una sua forza e una grandissima vivacità imprenditoriale. È una ovviamente provincia friulana ma in forte odor di Veneto, quindi unisce un po' le caratteristiche del friulano e le caratteristiche del Veneto. Forse la tendenza a non comunicare moltissimo è una cosa che può venire dal Friuli, però diciamo che Pordenone può contare su due cose nonostante non siano molto comunicate. Una sua identità che esiste indubbiamente da più di una generazione e un'appunto vivacità imprenditoriale. Forse lo sforzo da parte di tutte le aziende e anche delle amministrazioni pubbliche, quindi delle autorità politiche, è quello di incentivare questo tipo di comunicazione in Italia e in Europa.